Mi dispiace perché anche oggi credo che abbiamo sbagliato molti ultimi controlli, molti ultimi passaggi. Ecco, insomma, potevamo avere più situazioni come quella di Schimmenti. Se facevamo il controllo bene e facevamo l'ultimo passaggio, di situazioni come quella di Schimmenti ne potevamo avere diverse. Però sono molto contento perché non era facile venire in questo campo con un cambio d'allenatore, una squadra agguerrita. È su un campo molto pesante alla quale noi non siamo abituati, ecco, però ho visto una squadra che se l'è giocata, una squadra che ha combattuto nonostante avessimo qualche assenza, ma ne ero certo di questo perché ragazzi, è un gruppo di ragazzi fantastico. Non siamo riusciti ad andare in gol, dispiace, però ecco, dall'altra parte è anche vero che erano 3-4 partite dove uscivamo senza prenderlo, ecco, quindi stiamo un attimino equilibrando le cose, però rimane una prestazione comunque importante, rimane una squadra che sta crescendo, una squadra che sta lavorando. Oggi non avevamo la prima punta, quindi eravamo costretti a palleggiare molto di più da dietro per arrivare molto puliti davanti. Dispiace perché poi quando abbiamo bucato, soprattutto il primo tempo, è mancato un po' di qualità e potevamo fare meglio. È stata una cosa che a parole non so spiegare, si deve solo vivere. Non ho parole. Ancora adesso tremo. Ringrazio la società, il direttore, il mister che mi ha dato fiducia. La strada è lunga, testa bassa e pedalare. Ci mancava il capitano. Comunque il mister ha dovuto far salire dei ragazzi della primavera perché eravamo pochi. In settimana ci siamo allenati in 16-17 con 5-6 ragazzi aggregati dalla primavera.